Attenzione, stiamo iniziando la cronoscalata verso il tonale e abbiamo davanti un preziosissimo Peugeot Expert che va nell'altra corsia. Ma cosa fa? Boh, ma cosa fa? Ma doveva fare le curve? Ciao fans, siamo a Bema, ormai una consuetudine, e stiamo partendo per andare a fare un pezzo di... Tonale? No, Trentino. Trentino? Il tonale lo devi far tutto. Ah, ok. Andiamo in Trentino, ma facciamo un giro... Vediamo da allora. Comunque, c'è tutti quanti secchi, è normale? Gli hai messo la crema ammorbidente? No. Vedi, si seccano, devi mettergli la crema emolliente, come sulle mani. Comunque è bello, sembra tipo quando vai alle terme che c'è qualcosa che ti... Ah, per lo scarico? Sì, tipo sembra l'idromassaggio. Dai, andiamo, idromassaggio, che sono già le 9:50. Bene fans, all'alba delle 10, come al solito, partire presto qua è una cosa impossibile. Stiamo partendo da Bema, macchina di Luna. Abbandonata a se stessa. Dato che la discesa di Bema la conoscete a memoria, l'introduzione l'abbiamo già fatta, direi di teletrasportarci direttamente alla Prica, perché altrimenti qua oggi dobbiamo cambiare 28 miliardi di batterie e con tutti i chilometri che dobbiamo fare non ce la faremo mai. Teletrasporto! Move like the move like... Bene fans, con le magie del montaggio, sempre le stesse, siamo arrivati all'inizio della salita della Prica. È un panigale. Guarda che coda. Speriamo di non beccare il pullman davanti come l'altra volta. Occhio. Ecco, magari questa poteva anche evitarsela, ad esempio in curva, così. Ma poi, ma tutto bene. Cioè, boh. Ma che problemi hanno, boh? Aspettavo 200 metri, c'è il rettilineo, lo faceva il rettilineo. Doveva superare in curva senza visibilità. Chi è? Ecco, camper. Pullman e camper. Della serie prendiamo le strette, le curve. Porca... Sempre cose belle. Questo che taglia la curva come se non ci fosse un domani. Sì, ma si vuole fermare a fare il tornante questa? Io non riesco a superarla sta qua. È gigantesca, è piena di curve, continua a venire giù gente. Io non c'è. Cioè, ha superato quello con lo scooter. Io, se permetti, voglio vivere. Sono qua dietro di te, muoviti! Ma dimmelo che hai superato! Ma perché devi far così? Ma è mica io ti... Cioè, mi fai... Ma... Quando mi hai detto che c'era il rettilineo, ho visto che c'era il rettilineo superato. Ah, ma guarda che era Giorgio, Ma va? Eh sì che era Giorgio. Ma cosa sta facendo? Va ancora Bema? Boh, mi ha chiesto se eravamo là. Giorgio è un fans che abbiamo beccato due settimane fa, settimana scorsa. Settimana scorsa? Settimana scorsa qua alla Prica, e mentre noi salivamo da un lato, lui... Se arriva dall'altro, ci siamo beccati in cima e lui stava andando a Bema a mangiare. Flashback. Guarda un Super Duke. Ah sì, Super Duke GT. Ma ci ha mandato a fanculo. Ci ha mandato a fanculo. End of flashback. Si vede che si è trovato talmente bene che sto tornando a Bema a mangiare. Da Trento, capito? Da Trento a Bema solo per venire a mangiare da noi. Significativo. Oh, finalmente il sole, speriamo di scaldarci un po'. Oh, guarda che bello che salutano tutti, mica come quelli di prima, antipatici. Comunque siamo arrivati alla Prica, 1200 metri, e diciamo che è un po' un paesone, non è proprio il classico paesino di montagna. Sì, infatti non mi piace, troppo cittadina.
Guarda tipo col panigale. 60 anni. L'età in cui puoi permettertelo. Beh. Esatto. E prendono i cani, poi non li sanno gestire. Cioè, boh, si pianta in mezzo alle strisce pedonali ad abbaiarmi. Non piaci nemmeno i cani. Oltre che alle persone. A te piaccio perché me la dai. A me piaci, Morish. E comunque oggi mi sembra che ci sia in giro un bordello di gente. Ma sai che anche ieri mia mamma era giù da sola al bar, dalla mattina fino alla sera da sola. Fa il primo sabato che c'è gente e cioè, le ragazze non le avevo chiamate perché gli altri sabati c'era mortuorio. Guarda la Street Fighter, che bella. È bella sì, solo che costa tipo 25.000 euro. L'ho vista anche tipo fermare il semaforo, aveva anche tutte quelle dialettine aerodinamiche. Eh sì, perché a una certa velocità se no prendi il volo. Poi vabbè, il discorso che ti faccio sempre, hai 200 cavalli di moto, vai solo in strada, non so quante volte li riesci a sfruttare e soprattutto, anche se riesci, sei talmente oltre i limiti che non è che te la sequestra la patente, te la taglia con la forbice direttamente. Cioè già quando ne hai 110-120 di cavalli strada sono un'esagerazione. 6 months later. Per quanto possano essere fruibili, il motore possa essere dolce, abbia le mappature. Quando è che li usi 200 cavalli? Per fare il rettilineo dello Stelvio. Sì, a 260. È la Madonna! Che monsone! Cos'è sto vento? Ecco, tipo anche questo ad esempio non l'avrei fatto sinceramente. No, neanche io. Beh, abbiamo attraversato un piccolo pezzettino di Edolo, che è una bresciana. Adesso iniziamo la salita verso il Tonale in Val Camonica. Cioè, inizio, Luna, non lo so dov'è di preciso. C'è traffico. C'è traffico sotto il ponte di Baracca. Sono ferma. Vabbè, addormentiamo il motore e aspettiamola. Con pazienza. Anche perché lei il cibo inizia ad aver fame. L'ho perso definitivamente. Attenzione! Stiamo iniziando la cronoscalata verso il Tonale e abbiamo davanti un preziosissimo Peugeot Expert che va nell'altra corsia. Ma cosa fa? Boh. Ma cosa fa? Ma doveva fare le curve? Adesso con tutto il bene che le voglio, però 56 all'ora, dove cacchio è? Possibile che non riesci a superare? Sono dei mega rettilinei. Superato uno. Attenzione, abbiamo davanti una Tiguan. Superata due. Attenzione, abbiamo davanti un Suzuki che non riusciamo a superare. Attenzione, Galafono. Questo qua, anche qua, questo qua va in Inghilterra a fare la curva. Un altro, tac. Uè, lentona. Ho capito, c'è traffico. Minchia, ho 80 macchine davanti. Adesso le ho superate tutte, sto facendo il tornante. Attenzione, abbiamo ripreso Eros. Abbiamo ripreso, sto stato all'ora per aspettarti. Vabbè, fa niente, ti ho ripreso lo stesso. I ragazzi che sono venuti su ieri sera a fare l'aperitivo hanno detto che hanno fatto il Maniva. E gli ho detto: ah, quindi siete amanti del motocross? E mi fa: no, perché? E gli ho detto: ma scusami, cioè, l'abbiamo fatto l'anno scorso, sembra che hanno bombardato. E mi fa: no, vabbè, ma salire non è così brutto. Flashback. Si sta Moana è esaurendo l'impermeabilità della pelle. Che cazzo è? Porca! Ma cos'è? Guarda, c'è un fiume. C'è un fiume. Bello. La mia visiera è talmente appannata che non vedo più. Sembra di essere in pianura padana nel mese di dicembre. Porca vacca. Moments later. Che boss de merda. Magari poi arrivi su, stupendo. Porca. Bello. Meno male che abbiamo i K che sono da enduro. Sì, esatto. Occhio. Manutenzione stradale ottima. End of flashback. Sì, infatti mi aveva mandato il giro e mi ricordo che c'era incluso anche quello. Gli avevo detto: guarda che fa schifo.
Mi fa, no, ma a salire, dai, ci stava. Era a scendere che era conciato. Boh, io sinceramente, sia a salire che a scendere, me lo ricordo un colabrodo, sì. Scusate, ma ho fatto le ore piccole. Dai, guarda quanti GS, tutti quelli che hanno il cash. Quando ci fermiamo su a cambiare le batterie, mangio anche una barretta che inizio a aver fame. Non ho mangiato un cacchio io a colazione. Ho messo dentro tipo due dita di latte nella tazza col cereali e basta. Sì, beh, comunque anche io ho mangiato di meno rispetto agli altri giorni. Sì, no, il problema è che se mangio tanto latte al mattino, metà del giro lo passo a cercare un campo dove fermare a fare i bisogni. No, io no. No, io dovrei magari far la pipì. Eh no, quello anch'io. Comunque, fans, tra un bisticcio e l'altro, tra superi troppo piano e il non superi affatto di luna, siamo arrivati a Ponte di Legno. Beh, il villaggio degli Hobbit. Bestia, quanta gente! Ha salutato la metà delle persone, forse anche meno. Comunque abbiamo da poco superato lo svincolo per il Gavia, strada che ormai sappiamo a memoria, avendola fatta 3 volte in un mese. Ma al tornare ci fermiamo, giusto? Mi sa che devo sistemare la telecamera. Comunque se vieni su abbastanza allegro, dai, è divertente questa strada. Non ha un asfalto eccelso, non ha un panorama bellissimo, però dai, come guidato ci può stare. Sì, beh, non è male. Passa comunque larga, quindi se non ti trovi davanti una Fiat 16, magari ce la fai. Io adesso davanti un Maserati, ma non è che è cambiata molto la situazione. Beh, siamo arrivati praticamente anche quasi in cima al Tonale, il paesaggio è più o meno così. Si sta annuvolando un po' troppo per quello che pensavo sarebbe stato il tempo oggi. Sì, anch'io quando ho visto gli antipioggia nello zaino ho detto, ma perché mi messo dentro che c'è un sole? Perché il Kiwi, che è veramente piccolo, è meglio averlo e non usarlo che non averlo e ti serve. Beh, quello sì. Perché il problema vero è che se ti bagni ci sono 12 gradi, 13 gradi, poi è freddo, eh. Attenzione, siamo arrivati sul posto del Tonale. È sempre molto... Boh, secondo me non ha niente di particolare sto posto. Cioè, è proprio triste come posto. Io sono venuto una volta sola a dicembre, tipo a fare l'Immacolata qua. A parte che quell'anno lì non c'era neve e quindi ho sciato sui sassi praticamente. E poi non mi aveva entusiasmato, ecco. Anche la volta che sono andato in paese a fare 2 passi... non c'era veramente nulla. Magari già se sei giù a Ponte di Legno e vieni su qua solo per sciare è un'altra cosa, eh. Sì, perché qua è proprio brutto. Oh, comunque ci sono 21.4, ho le mani ghiacciate e sto tipo tremando. Anch'io. E infatti anch'io ho freddo adesso. Comunque il passo del Tonale l'abbiamo fatto, non ci siamo fermati, ma ci fermeremo penso qui a cambiare le batterie, che immagino sia ancora chiuso e non so neanche più se riaprirà a questo punto. Moments later. Stiamo per ripartire dal Tonale e ci dirigiamo in direzione, non lo so, Varollo. Varollo. Il tempo
una merda. Mi sta lasciando abbastanza perplesso, sinceramente. C'è da dire che io non ho controllato il tempo in Trentino, perché ho visto sole pieno qua, ho pensato ci fosse sole anche là. Ah, incominciamo a essere come me, eh? Si vede che la mia influenza non dà buoni frutti. Ah! Bene, ripartiamo dopo la pausa bisogni fisiologici. Ok, già verso di là effettivamente vedo degli sprazzi d'azzurro, il che mi fa meglio pensare. Dai, guarda com'è divertente questo pezzo. Gasare! Spingiamo un po'? Sì, dai. Di buono c'è che vedendo come scendevano e salivano gli altri, se devono fermare qualcuno non fermano certo me. Fuochi d'artificio? Tonale Mendola. Prima volta su questa strada per me. Per me la seconda. Anzi, forse in discesa è la prima, l'ho fatta solo a salire. Facciamo che li supero perché stanno andando un po' piano. Proprio adesso che avevo iniziato a fare la cronoscalata. Anzi, la cronodiscesa. Barca. Attenzione, è superato tutti, adesso si scende come se non ci fosse un domani. Che sensazioni hai? Cosa mi sto divertendo? Su questo asfalto bicolore. Per la prima volta dopo un bel po' di mesi, forse anche qualche anno, sto spingendo un pochino e mi diverto. Cioè, essere troppo pallosi non va mai bene. Me lo dice anche mia mamma che sono palloso. Infatti, vedi, ha ragione. Beh, dai, adesso mi sto divertendo. Mi sono già dimenticato il nome del paese che dobbiamo seguire. Ah, però Passo delle Palade, vedi? Il primo che dobbiamo fare è quello. Quindi se seguiamo Passo delle Palade, arriveremo. Me la ricordavo più brutta questa strada. E ti ricordavi male. Cioè, non a livello di asfalto mi ricordavo che non era eccelsa. Però me la ricordavo molto più dritta. Invece comunque che è strabella. Strabella finché non trovi davanti due in macchina. Diciamo che ultimamente stavo anche preservando la moto, nel senso che non tiravo più tanto perché dicevo, boh, a tanti chilometri non me la sento di spingere. Poi vedo che c'è in giro gente con moto di 20 anni fa e dico, vabbè, la mia ha solo 4 anni, anche se ha un po' di chilometri. Ecco che mi sono tirato la gufata, mi tocco i maroni da solo. Ma sì, che cioè, ci sono moto di 20 anni in giro ancora. Vermiglio? Come il colore. Il colore? Ma va? Che colore è? È una specie di viola scuro. Ma perché sento dei disturbi? Ma a livello mentale, l'una o... No, no, sull'interfono. Boh. Sento tipo tac 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 tac. Io, cioè, non è cambiato niente da settimana scorsa. Boh, sento tac 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 tac. Una bella Mustang. Guarda che Mustang! Attento che c'è un panigale. Bestia! Sempre tutti, 3 panigale, sempre tutti con molta calma comunque. Boh, ma la gente, cioè la gente ha soldi, ma regalatemeli! Eppure se senti tutti che piangono miseria, che sono in crisi, che non ci sono soldi. Boh! Ma c'era il raduno Mustang, perché? Wow, che belle! Che fretta c'era, maledetta primavera! Siamo a Pellizzano. Adesso fai come i vecchi che leggono i cartelli di tutti i paesi ad alta voce. Perché non so cosa c'è, boh, un paese, tutti i paesi qua. Che boh, dici. Beh, ma sarà anche 15 minuti dalla civiltà. Ma questi? Boh, sei. Penso che la città più grande che c'è qua è Bolzano. Cioè, sono lontane, nel senso, non è 10 minuti. Beh, ma quindi Luna è la tua prima volta in Trentino in moto? E lo supera? E non risponde alle domande? Sì, no, ma anche tipo quando siamo andati a fare il lago di Garda, che siamo passati un po' in Trentino anche. Ah, è vero. Diciamo la prima volta che ti addentri nel Trentino un po' più in profondità. Esatto. Prima avevi solo messo la punta, adesso ci entri di più. Esatto. E perché le altre volte ero andata ma in macchina. Sì, neanche con me tra l'altro, quindi non penso che conti qualcosa. Esatto. Siamo a Mezzana. C'è una rotonda, bene, non so dove andare.
Luna, dritta, dove devi andare? Dritta. Guarda che bella fontana. Wow. Guarda che belli. Sì, in realtà erano assi di legno inchiodati a caso, però sembravano un pino. Cioè, diciamo che adesso stiamo facendo la statalona più statalona che ci potrebbe essere. Siamo a Commezzadura. Pizzeria al ristorante, se non ci viene il signorante. Che cretina. Bestia. No, non ci credo, l'ha fatto veramente. Moments later. Beh, comunque siamo arrivati, dopo un sacco di statale, siamo arrivati al bivio che indica Passo delle Palade, Passo Mendola. Noi andremo in quella direzione qui, perché prima faremo il Palade e poi faremo il Mendola. Ma quindi già questo? Ma non penso proprio. Guarda qua che figo. Bello. Cos'è? Lago di che? Sai che non lo so. Beh, divertente. Sì. Non sappiamo che strada sia, fans, però... Vai davanti tu? Vado davanti io. Guardate qua che figata. Sì, mi sto anche addormentando io. Mi è proprio venuto un abbiocco prepotente. Vedi di svegliarti. E vabbè, ci ho lavorato 18.000 ore. Ho capito, sei in moto, dormirei stasera. Bello, eh? Sai dove siamo? Che comune è questo? No. Cagno. Ah, beh, comunque dobbiamo salire di là, eh? Sì, lo so, volevo solo vedere. Bello, cavolo. Bene, inversion please. Dopo aver visto questo lago che non so il nome, prendiamo Passo Palade su di qua. Guarda che roba. Bello, cavolo. Destra. Meno male che ci sono i cartelli, io mi sarei perso 15 km fa. Ma infatti anche io quando sono andata a fare quel giro alla lungo da sola, cioè mi sono arretrata praticamente quasi sempre con i cartelli. Qua dice solo Mendola e Palade, dove cazzo è finito il cartello? Passo Tonale. Ah, ecco lì, lì c'è. Dove dritto ancora. Zona della Golden Red Delicious. Ma guarda quante coltivazioni ci sono, anche là in cima. Avrei proprio voglia di una bella mela croccante. Potresti rubarla da un albero, anche se mi sa che sono ancora un po' indietro. Eh no, è vero. Fondo. Fondo. Ok, sinistra. Guarda che visuale però. Ok, secondo me, da quello che mi ricordo, perché l'ho fatta al contrario, inizia qua la salita del passo. Bene, adesso avrò di nuovo tutti gli sguardi addosso. Sì. Quindi adesso facciamo Palade, scendiamo dall'altra parte e facciamo il Mendola giù, partendo da Bolzano. Affiancamento prepotente. Guarda che Porsche. Non male. Ma presto con i guadagni di YouTube la compreremo anche noi. Ah beh. Ah beh, allora siamo sulla buona strada. Perché senza passamontagna mi entra un tanta di quell'aria. Ma non c'era un pochino il dolce vita la tua maglietta a maniche lunghe? No, devo mettere lo scaldacollo. Ah, vedi, la mia un pezzettino ce l'ha. Comunque classico asfalto rosso d'alta montagna. Perché è rosso? È perché così lo vedi meglio quando c'è la neve. Ah. Anna wanna way. Cos'è qua, la MotoGP? Bolzano, attenzione, provincia autonoma. Ma quasi siamo in Sud Tirol? No, non ancora. Iniziano a spuntare i nomi degli alberghi in tedesco. Avverto un certo freschino, anche se in realtà ci sono 23 gradi. Anch'io ho freddo.
questo misto veloce ci piace. Sì, bello, bello, bello. Comunque guarda che poi ti tocca anche a te fare l'unicorno, eh. Ma non vorrei dire cazzate, ma mi sembra che questa è la cima. Eh sì, 1500. Eh sì, 1518. Beh, siamo arrivati in cima al posto delle palade, adesso tutte le persone a piedi mi guardano perché ho in testa la 360 con il bastone, molto bene. Ho sentito solo tipo la superbike nell'interfono. Lasciamo lì passare tutti, guarda che c'è un altro. Ah no, mica, è una carovana. Mica, cosa facciamo? Boh. Vabbè, lasciali passare tutti. Boh, andiamo. Hai fatto una bella ripresa di tutti che ti sorpassavano. Hai visto? Boh, io non ce la faccio proprio ad andare forte. Cioè, nel senso, non so mai che cazzo c'è dentro una curva. A parte che non so neanche la strada a memoria, quindi non so neanche come sono le curve. Ognuno va al suo passo. Esatto, io non me la sento. Porco cane. Magari chiudi fila e riesco a riprenderli, però attenzione, attenzione. Ma forse no, non erano nel loro gruppo, non c'entra niente. Sono tedeschi. O si è diffusa la voce dello Stelvio dell'anno scorso. Ho visto che ha messo la freccia per rispetto. Flashback. Adesso si mette dietro il tedesco, mangia salsicce qua davanti. Sì, sì, mi hai visto negli specchietti, sono io. E lo passa, mi fa segno, si arrende alla supremazia italiana. Ha detto, sapeva che non ce l'avrebbe fatta, ha preferito arrendersi prima di soccombere al nemico. End of flashback. Guarda che ci sono i dinosauri. Ma va, vero? Guarda che fichi. Sì. Sarà tipo il parco avventura bimbi. Senti che odore di cibo. Patatine fritte. Guarda là in fondo le vere Dolomiti. Oh, anche le mucche. Non so cosa si veda dal video, ma là dietro ci sono le vere Dolomiti. Soprattutto là, la vedi quella montagna là? Sì. È che in giornata è impensabile. E qua? Sai che non lo so in realtà, fermati che controlliamo il navigatore. Moments later. Bene fans, ci si erano spente le Sony, non so a che punto. Comunque siamo arrivati giù da lì, cioè dal passo Palade, l'abbiamo finito. E ci siamo fermati poco più avanti a guardare il navigatore. E abbiamo visto che in realtà dobbiamo andare verso di qua, perché dobbiamo costeggiare la montagna e arrivare fino all'inizio del passo Mendola. E scendiamo dall'altro lato, che me lo ricordo meno bello. Porca miseria, qua sono belle anche le aziende, guarda come sono tenute bene. Ecco, se dovessi trasferirmi da qualche parte sceglierei il Trentino. È bello il Trentino. Con i canederli che sembrano delle palle di toro. Pensi sempre alle palle. Flashback. Strudelsbeck canederli. I canederli sono delle palle in brodo. Tipo quelle della gente quando esce in moto ad agosto in tuta. Che schifo. Uguale, palle in brodo. Ma che schifo. End of flashback. Come potremmo rendere una strada una schifezza? Riempiamola di San Pietrini. Sono belli San Pietrini. Da vedere, non da andarci sopra. Da vedere. Ma qui? Wow. Non sono convinto fosse questa la strada, sinceramente. One hour later. Possiamo iniziare il passo Mendola, che quando l'avevo fatto nel 2017 mi ero divertito veramente tanto. Guarda qua già come parte. Guardala lì l'unicorno. Ah.
Oh, morire che ne becchiamo uno verde. Che cordialità. Sì, appunto. Boh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, si fa. 3, 2, 1. Via. 3, 2, 1. Via. Senti come fischia. Ah, ma ce n'è qua anche un altro di semaforo. Quanto bello è l'asfalto qua. Parte di ingarellamento. Taglia la curva, attenzione! Adesso parte l'ingarellamento! Perché ci vuole anche un po' di divertimento, altrimenti... Cioè, va bene il turismo, ma un po' di divertimento ci vuole. Sce bene, pre bene! Ah, attenzione! Attenzione! Ah. Oh, c'è un posto di blocco o qualcuno è andato in terra. Esatto. Ero così lanciato nell'ingarellamento. Niente. Ma che palle. E niente, cioè ci facciamo il mendolo a 50 all'ora fondamentalmente adesso. Boh. Sì, che poi magari cioè, è tipo tra 2 chilometri. Va a saperlo, però se sentono i missili che arrivano... Beh, io sto dietro questo qua. Così tu dici, nella sfiga ferma lui. Sì, no, perché anche lui ha rallentato. Non lo supero. Ah, no, no, certo, non superarlo. Vedo, anche la macchina ci ha fatto segno di rallentare. Qua c'è una moto senza proprietario, tipo. Allora magari qualcuno è andato in terra. Non lo so, la sto buttando lì. Perché posti di blocco metà passo che anche le macchine ti fanno gli abbaglianti. Strano. O al massimo riscendiamo e lo rifacciamo, se sappiamo dove sono. Ah ah, polizia. Ce ne saranno due, dai. Non penso. Pericolo scampato. Occhio che arriva un missile. Adesso hai ripreso l'ingarellamento e non mi vuoi far passare? Mi sto divertendo sull'unico passo bello che abbiamo fatto oggi. Ah, ma ancora qua? Ma che palle! Anche quello dietro di te ha allargato le braccia, come dire, che è due... Beh, comunque ragazzi, il Mendola è stupendo, ha delle curve pazzesche, è l'asfalto perfetto. Però non sapevo che la domenica facessero questi posti di blocco così, cioè uno giù, uno su. Boh, cioè la caccia alle streghe, cos'è? Vorrei proprio sapere dove si sono messe adesso. A few moments later. Non mi fermeranno mai, vero? No, dai. Ma così proprio piantati in mezzo alla strada? Meanwhile. Vabbè, sto andando a 67 all'ora. Questo pezzo qua era una cosa fantastica. Ma che poi dov'è che si mette? Cioè, poi è stretta, non so dove si mettono. Porca troia. Non segnala più niente nessuno in realtà. Adesso butta un occhio giù, guarda che figata. Sì.
cosa vuol dire? Elicottero. Elicottero? Ah, polizia. Sembrava il simbolo di quando fai l'elicottero col pisello. Ma invece simulava il lampeggiante. Questo qua dietro di te pensavo già di grattare i gomiti su tutte le curve, invece sta smadonnando. Cosa fa? Eh no, niente, tipo come quello con l'RSV4 in Valtrebbia. Flashback. Sei in casa? Sto male. End of flashback. Ah, ma c'è la funicolare? Funiculi, funicolà? Ah, guarda lì che è sceso il trenino. Na 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 na. Che sbattimento comunque. Non mi fermeranno mai, vero? No, dai. Bravi. Bravi. Ma così proprio piantati in mezzo alla strada? You get the idea. Non mi fermeranno mai, vero? No, dai. Bravi. Meanwhile. Beh, quindi si può andare? Sì, ormai siamo in cima. E la cogli di sorpresa? Te l'aspettavi, eh? Non te l'aspettavi. E praticamente niente, non puoi né scendere né salire. Né salire. E non posso né scendere né salire. E né scendere né salire. Magari ci sono anche dall'altra parte. Che la discesa dall'altra parte fa abbastanza cagare. E cioè era questo il tratto bello, che volevo apposta salire da questo lato. Però è andato clamorosamente a puttana in questa maniera. Vabbè. E invece no. Beh, comunque la copertina del video potrebbe essere l'immagine dei carabinieri in mezzo alla strada. Esatto. Con scritto vai fino in Trentino per il posto di blocco. Luna, siamo arrivati in cima, ce lo siamo bruciati in questa maniera veramente tremenda. Che gioia. E ma se non si rischia mai nella vita? Vabbè, cerchiamo un posto appartato dove mangiare, va, un posto nella vita. Vabbè, più avanti, non qua di certo, che c'è proprio il centro. And trua tararico si cosa pam pam pam. Ma porca miseria, ma cosa fanno? Io mi ero fermato qua l'altra volta, sull'erba. Ah, lì c'è una panchina vicino alla chiesa. Bene, fans, siamo arrivati in cima al posto Mendola, ce lo siamo clamorosamente giocato con il posto di blocco della locale e il posto di blocco dei carabinieri proprio piazzati in mezzo alla strada, che comunque quella maniera lì di fare i posti di blocco in mezzo al tornante, mica ma è pericolosa, non va mica bene, secondo me non è in regola quel modo lì di fermarsi. Nella disgrazia, metti, arriva uno a cannone perché arriva a cannone, se lo trova lì in mezzo cosa fa? O lo investe o cade. Eh sì. Non mi sembra molto intelligente, sinceramente. Metti, ti palettava dove ti fermavi, in mezzo al tornante a fare il controllo? Boh, io veramente non lo so, incredibile. Detto questo, togliamo il casco, mangiamo e... 1 hour later. Speriamo che nella discesa da questa parte, visto che già la salita ce l'ha rovinata i carabinieri e la polizia locale, si riesca a fare la discesa un po' più tranquilli, senza tutti che ci segnalano di andare piano. Addirittura il tipo che faceva segno del... sembrava l'elicottero, invece era il simbolo del lampeggiante della polizia. Comunque anche lui che fantasia. Sì, appunto. Mai visto, sembra quando giocavi allo schiaffo del soldato e quello che passava in mezzo prendeva gli schiaffi e poi si girava, erano tutti così. Vabbè, la discesa non me la ricordo bella come la salita dall'altra parte, infatti ho portato Luna giù apposta verso Bolzano per fare la salita da quel lato. Rovinata, ma bella. Rovinata, ma secondo me quella è una delle strade da guidare più belle in assoluto. Se tipo fosse chiusa il traffico e potessi andare come vuoi, lì ci si potrebbero fare le gare, tipo Pikes Peak, robe così. Ma la Fiat 16 è una persecuzione comunque. Sì, è proprio tipo il prezzemolo. È tipo la Panda, ma più brutta. Esatto. Che poi gli danno sempre dei nomi veramente del cavolo alle Fiat. Non so che nome dargli alla macchina, ci vorrebbe un'idea. Che genio! Anna wanna wait, see no well in over. Non so, in realtà non so neanche una parola di quella canzone. Sì, boh, è
impossibile da cantare. In realtà anche quello che l'ha cantata l'ha fatta una volta sola, perché la seconda non sapeva più neanche lui cosa aveva detto. È vero. Ha fatto tipo un buono alla prima, ha sparato una serie di sillabe, I don't wanna wait, yeah! E poi non sapeva più neanche lui cosa aveva detto. E anche riascoltandola non capiva. Boh, vado di qua per partito preso, ma non sono convinto. Sono andato dritto, eh. Ma devo andare dritta? Dritto, dritto. Cioè, oddio, mo il veno in giù, quindi sto seguendo il mio senso dell'orientamento. Bene, la discesa da questa parte, come mi ricordavo, era una vera schifezza. Cioè, nel senso, non è che c'è stata una discesa. Cioè, la discesa è tipo in mezzo ai paesi, ma più che altro non è un vero e proprio passo da questa parte. È più una strada di paese che passa nei paesi. Esatto, nulla di emozionante. No, decisamente no. Comunque, se vedi un cartello con scritto Molveno, dimmelo, perché io non li vedo. No, neanch'io. Ma per buttare la cicca? Io l'ho sposata prima di mettere il casco. Ah, poteva essere un'idea intelligente, in effetti. Ma cosa fai? Infatti mi sto domandando come fare a sputarla. Moments later. Ma dove c***o va il furgone a farla... Cioè, boh... La panda si è autoeliminata. Sì, ma il furgone sta in mezzo. Comunque oggi è veramente troppo traffico. Sì. Primo weekend di sole. Che immagino che saranno tutti così i prossimi. Cioè, non col sole. Trafficati se c'è il sole. More moments later. Eccolo qua, Molveno. Destra. Sì. Ma non me la ricordavo che girasse indietro, ma comunque va bene. A quanto pare la strada sale, ma non me lo aspettavo. Su e giù sempre in salita. Spero sia giusta in realtà, perché mai fatta. E la strada va giù e poi va su. E così tutto il giorno. Macchine, 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 macchine. Guarda che bello qua quando fanno il vino. No, guarda là che bello che si vede tutto. Sì. È strano. È strano perché da una vallata non ti aspetti le colline. Molto bella questa zona. Comunque, quando ho guardato la strada mi sembrava cortissima il pezzo per arrivare a Molveno. Invece quanto è lontano. Dritto. Potrebbe essere quello il lago di Molveno. Sì. Bello. Ma ne parlavano tutti molto bene, anche se non c'ero mai stato. Sì, Molveno. 5:30, 23 gradi 9, Molveno. Cioè, praticamente stiamo sorpassando sia a destra sia a sinistra. No, quello ho sorpassato a destra, io non ho sorpassato un tubo. No, lo so, ma dico che stavamo tipo inglobando la Y. Ci tiene a farmi sapere che gira sull'unica strada che esiste. Cioè, ti manda anche a f***o, ho capito. Inchioda in mezzo alla strada, non mette la freccia. Gira all'ultimo e ti... No, porca puttana. Ciao fans, intervengo a questo punto del video semplicemente per spiegare una cosa. La scena che avete appena visto è stata leggermente tagliata e il motivo è che in quel momento lì la percezione di come sono andate le cose è diversa da quella che poi c'è stata rivedendo il video. Quindi in un primo momento, come si vede dal video, loro alzano la mano per chiedere scusa del fatto che si sono fermate in mezzo alla strada senza freccia e hanno inchiodato, e invece in quel momento a noi è sembrato che ci mandassero a quel paese perché avevamo suonato il clacson. Noi facciamo i primi due suoni, poi tutto il resto del casino in realtà lo fa il gruppo dietro, perché c'erano altre moto dietro di noi che hanno a loro volta suonato. Quindi poi a quel punto lì, la parte che non c'è nel video, che non ho voluto mettere, praticamente queste due ragazze, lì a quel punto veramente mandano tutti a quel paese, abbassando il finestrino e urlando cose che è meglio non ripetere. Però visto che lo scopo dei video nostri è anche quello di educare a un senso civico dell'andare in strada, lasciare quella parte lì, secondo me, traviava poi il senso dei video. Quindi ho preferito tagliarla, lasciare la scena solo per dire di stare attenti, che non si sa mai quello che può succedere, quindi lasciare le distanze, perché è un attimo che la gente ti inchioda senza motivo, dopo una via, senza freccia, e se non mantieni le distanze rischi di tamponarla, a quel punto hai pure torto. Tutto quello che c'era, che è stato tolto, semplicemente rischiava di rovinare il bello dell'andare in moto, che dovrebbe essere divertimento
e spensieratezza. E soprattutto non volevo fomentare in alcun modo liti, discussioni o far pensare che sia quello il modo giusto di risolvere le cose. Quindi che se qualcuno vi fa un torto ci si deve mandare palesemente a quel paese e poi magari poi le cose degenerano, quindi ognuno per la sua strada e deve morire lì. Se poi succede qualcosa di eccessivamente grave, si chiama il 112, ma non è questo il caso. Quindi, spiegata questa cosa, vi lascio al finale del video e buona visione. Mi raccomando, in strada non fate cazzate. Cioè, che stavamo andando piano, quindi non è che dici gli sei arrivato in culo. Ma meno male, ho rischiato comunque, perché non te lo aspetti frenando dopo la via, senza freccia, in mezzo alla strada, senza motivo. Cioè, vuoi ti fermo fermare qua? Far cosa? Vedere, far due foto? Non lo so, boh. Sono avanti. No, no, vai avanti. Beh, comunque, a parte questa disavventura, che è di gente rincoglionita, è veramente pieno il mondo. Siamo arrivati al lago di Molveno, lo stiamo costeggiando. Grande però, eh. Sì, è gigantesco. E pensa che l'avevo solo sentito nominare, ma non l'avevo mai visto. Al prossimo spiazzo che trovi, magari fermati sulla destra, ovviamente, cioè sul nostro lato, che guardiamo un po' com'è fatto sto lago. E c'è qua. Ma ci sono gli alberi davanti, Luna, che c***o vuoi vedere da qua? Ci sono solo alberi. Prima ce n'era uno che non li aveva, per quello te l'ho detto. Alberi, alberi, alberi. Qui? No, ci sono gli alberi, amore. Ma porca miseria. Ma è finito il lago? Qua? Per forza, non c'è più il lago. Ah, non c'è più il lago. Te l'ho detto 8 volte! Pensavo che si vedesse tipo il culo del lago. No, ti ho detto è finito il lago, è finito il lago, è finito il lago. Ah, ma è finito il lago? Ma dai! Qua si vede un po'. Boh. Luna Colombo sempre sul pezzo. Lasciami stare. Ho veramente sete. Ma se facessi due riprese col Mavic? Devi farle. Sul lago di Molveno. Vieni qua di fianco. La freccia. Bene, fans, stiamo per ripartire dal lago di Molveno. Ho fatto volare il drone, ma vedete che c'è un po' di vento. In realtà non mi sembra così tanto, ma mi dava l'allarme vento forte. E poi in realtà non mi sembra questo gran spettacolo visto dall'alto. Bello da passarci a fianco, bei colori, ma è finita lì. Adesso riprendiamo e abbiamo ancora un bel po' di strada, quindi vamonos. Un cerbiatto. Ti confonde? Se passi di lì un po' forte coi fari di notte, vedi la sagoma. Ah, sì. Ok, dobbiamo rimanere sulla strada finché finisce e poi girare a destra. Ok. Santa sdrubala. Cosa? Santa sdrubala. Hai capito? No. Santa sdrubala. Ma non vuol dire niente. Cosa? Ma non ho capito niente. Santa sdrubala! Ah! Alla quarta volta. Mica, cos'è a strubala? Luna Colombo, sempre sul pezzo. Quanto è buio qua? Sì, mica, c'è la montagna che è altissima. È appena finito di dire, però qui non ci sono le montagne alte. Ti rendi conto da sola di dire delle minchiate, vero? Sì? No, ma ho capito, ma non è mica, cioè è tutta roccia. Non arriva mica il ghiacciaio. A parte che più sopra di dove vedi tu non puoi sapere cosa c'è.
Vabbè, mi sembra una rocciosa. Ma questa strada che zitta zitta che costeggia la montagna, a parte l'asfalto che, vabbè, rivedibile. Bella. Però quanto è affascinante. Era più bello fare qua le foto col drone alla strada che non al lago, che era veramente una delusione dal cielo. Guarda, facevi qua, si vedeva la galleria, un'ambientazione. Comunque queste montagne qua sono altissime e quei paesi qua sono tutto il pomeriggio all'ombra. Guarda qua che curvoni però. Anche questo, guarda che curvone. Ecco qua, dobbiamo girare a destra, vedi Tione. Qua, Tione, Ponte Arche, da questa parte. Tione, 13 km. Non vedo quanta batteria c'è nella Sony. Velox finto. Tione, di qua. Comano Terme, mai sentito. Neanch'io. Oh, sentivo come si sta bene. Sì. Oh, senti l'aria fresca di montagna. Dai, ormai la strada è una. Procedi pure. Criminalità organizzata, attenzione! È partita la cronoscalata verso verso la vallata di Madonna di Campiglio, che non so che valle sia, sinceramente, non so il nome. La chiameremo la Valle della Madonna. La Valle della Madonna. Madonna di Campiglio, la Valle della Madonna. Sai come diceva Pozzetto? E la Madonna! Senti la frescura dei 25 gradi della galleria. Belli. Bellissimi, me li sto assaporando tutti. Ma non è questo il momento di deconcentrarsi? Galleria di Bema. Quanto è lunga, tra l'altro. Piove anche dentro. Stasera come mangiamo? Latte e buoni propositi? Con i buoni propositi. Ma sei diventata sorda tutto d'un tratto o ti sei rincoglionita completamente? Ma c'è già il vento! Ma che vento c'è dentro una galleria? Ma non dice anche... Vabbè, allora urla! Ma sto urlando! Io sento tanto rumore del vento. Dentro la galleria? No, anche adesso lo sento. Ho detto cosa mangiamo stasera. E dipende a che ora arriviamo. Sulle 6:30 almeno altre 3 ore. 3 ore almeno. Cioè 3 ore di strada. Più tipo bisognerà fermarsi a cambiare le batterie. E 7:30, 8:30, 9:30, 10. Arriveremo alle 10. E dipende cosa abbiamo voglia di mangiare. Se non abbiamo sbatta ci facciamo latte con cereali, altrimenti ci cuciniamo. Stiamo attraversando cittadine, un po' fantasma, nel senso che... Sconosciute, in mezzo al nulla. Sconosciute da noi, perlomeno. Sì, sconosciute da noi, belle, ma non capisco dove... Che collegamenti verso la civiltà abbiano. Probabilmente ne hanno pochissimi qua, cioè veramente sono lontani da qualunque cosa. Anche se qua c'era il passo del Daone. Baone. Leggi il cartello. Daone. Passo Daone, mai sentito. Fans, se qualcuno l'ha fatto e ci sa dire com'è. Cioè, il fatto che non l'abbia mai sentito è un chiaro sinonimo del fatto che sarà passo finto. Magari è bellissimo. Più che altro dove scende? Infatti non capisco dov'è che siamo ubicati. Siamo ubicati tra la valle del lago di Molveno e la valle di Madonna di Campiglio. Siamo a Tione. Oh, più hanno le macchine belle, più van piano. Sì, bene, tu sei uno di loro, Pinzolo destra. Dove va lui? Si chiama Val Rendena, quella di Madonna di Campiglio. Ah, Madonna di Campiglio. Dritto. E si parte! Adesso sì, fino alla prossima macchina che va a 30 all'ora. Esatto. L'asfalto molto rivedibile. Minchia, sì, la ruota mi ha seguito la crepa. Ho sentito la moto che sballottolava. Cose non belle. Siamo a Porte di Rendena.
Ma ero... no, è verde. Ma che E non si capiva un Meno male che lascio sempre spazio. Quella luce... L'avessi fatto io avresti smadonnato mezz'ora. Non puoi frenare così e mi devi avvisare che io rischio di venirti addosso. Flashback. Ottimo, si è spenta. Si è spenta? Fermati là dove c'è... Dove c'è l'ombra. Anzi, qua gli siamo in casa questi. Fantastico. Cioè, tipo, giravo l'acceleratore e non succedeva niente. Sto guardando se c'è un posto con dell'ombra, perché se mi fermo al sole non si raffredda niente. Eccolo qua al lago. Porca p***a. Amore, devo fare? Non è che posso mettere la freccia, è spenta la moto. Cioè, boh, mi dici, fermati. Stavo venendo addosso? Amore, l'ho visto all'ultimo. È una situazione di emergenza, non mi stare in culo. Ok, me lo dici. Ok, stai lontana. Ho la moto spenta che non va più e mi devo anche sentire gli insulti. End of flashback. Senti l'odore di fieno. No, come cambia discorso? Siamo a Borzago. E continua a cambiare discorso. Proprio nonchalance. Ancora non hai capito, perché se non rispondi... Sì, ho capito, ma non ho capito il senso. Next time, I'll draw a picture. Boh, comunque... E comunque non hai capito ancora. Hai detto una frase in inglese che non ho capito. Strano. Ti ho detto che la prossima volta ti faccio un disegno. Luna, ma l'inglese? L'inglese è in Inghilterra. My name is Luna. Pronuncia fluente comunque. My name is Luna, I live in Bema, I'm... Allora, Pinzolo, giusto? Sì. Ma sono tutor? Ma va. A parte che ci deve essere il cartello attenzione velocità media controllata elettronicamente. Perché ci sono queste robe? Così se grandina ti puoi nascondere. Ah, Osanna, Osanna, Osanna. Basta. Tutto bene. E non se l'aspettava? Vabbè, mi puoi parlare, però. Più avanti c'è anche Sbagliatino. San Crispino. E siamo arrivati a Pinzolo. Attenzione, siamo a Pinzolo. Località sciistica, turistica, costosissima. Hai già finito? È durato poco, Pinzolo. Breve ma intenso. Madonna di Campiglio destra. Guarda che bello. All'antica segheria. Infatti non hanno più eredi, però. Solo segheria e... Osanna. E possono spingere un po'? Anzi no, perché c'è la curva da Yaris. E la supera, attenzione. Doppio sorpasso. Le pennellano, incredibile. Grafono. Occhio. Ah sì. Qua se sei distratto... Beh, detto. Vai dritto diretto. Sotto il ponte di Baracca c'è Perin che fa la cacca, la fa dura, il dottore la misura. Ah, ma ho capito chi era il ponte, chi era il Pierino. Sei sicuro che come secondo nome non hai Pierino? Mizze, cos'è qua? MotoGP? Attenzione! Altro tornante più stretto. Anche più ripidissimo. Da qua forse potrebbe valer la pena accendere quella frontale. Lo dico e lo faccio. Ah, guardala che montagna. Sì. Dai, vai davanti. La fa passare, incredibile. Incredibile che non hai detto lo passa. Lo passa. No, mica, ci avevo solo in faccia. Attenzione, tornante. Esce in terza, non va. Guarda, tornante. Perché gli altri due dove erano, scusate? Uno era quello da MotoGP, uno era quello stretto in pendenza. Ah già. Rettilineo prepotente, apri tutto. Siamo a Sant'Antonio.
Adesso non vorrei dire cazzate, ma non penso. Quello lì di fronte è il massiccio dell'Adamello. Ma va? Dall'altra parte c'è il passo del Tonale. Ah, sì, ma è deserto sto paese. Cioè, tutti questi paesi sono deserti. Beh, oddio, tutti i paesi che abbiamo attraversato erano abbastanza deserti, eh. Beh, che domenica sera sono le 7, penso che anche la gente sia a cena. Lo so. Uè, amica degli indiani! La freccia! Attenzione! Che curvone! Però sono in terza. Anche io? Questa più da seconda. Beh, penso di riuscire a capire adesso perché costa tanto Madonna di Campiglio. Bello. Mize, che spettacolo. Queste sono le Dolomiti comunque, eh. Speriamo ci sia un punto panoramico per fare una foto con le moto. Qua? Che figata. Lasciala in prima. Ma dove cazzo fai? Che mon... Moments later. Non riesco a togliere il cavalletto. Aspetta, stai lì che te lo tiro su io. È tutto acceso? Grazie. Luna Colombo e le difficoltà motorie. Non ci arrivo, sono bassa. Poi c'è di là, c'è il dirupo, c'è il gradino. Luna Colombo e le gambe corte. Vabbè, mi hanno fatto così. Per questo non posso farci niente. Luna Colombo e la permalosità. Passami larga. Larga? Da questo lato! Luna Colombo e deficit dell'apprendimento. Guarda come sono, ci sono tre cose a punta, piccolini, là in centro. Sì, figo. Veniamo a Madonna di Campiglio a sciare quest'inverno? Sì, infatti, 80 euro. Spettacolo vero, bellissimo. E non lo sapevo, vedi? Ed è qua neanche tanto lontano, eh. Vedi? Quasi da non passarci perché ho pensato, beh, che strada vuoi che sia? Perché non era un passo famoso, era una strada. E ho detto, vabbè, però per non fare la stessa andata e ritorno, facciamone un pezzo diverso. E vedi che ci avevi ragione. Adesso è così freddo, 19.1. Sì, infatti ho freddo al collo. Ma qui c'è un robo arancione finto, immagino, però. Ma cos'è, la strada passa sotto l'albergo? Sì. Di Maro, sinistra. Che strada strana. Più che altro perché non ti aspetti di trovare una galleria sotto un palazzo che ti porta in un tunnel. Esatto. È freddo! Qua sì, eh. Ma cosa servono quelle ventole? Le ventole servono perché se disgraziatamente ci fosse un incidente e del fuoco, quindi del fumo, le ventole si accendono e spingono fuori il fumo per non far morire la gente soffocata. Ah. Grazie Wikipedia. Grazie. Quanto è lungo sto tunnel? Ci siamo. Di Maro, dritto. Campo Carlo Magno, 1682. Allora è il passo di Campo di Carlo Magno, quindi facciamo un altro passo. Calbergo, blah. No, la partenza della cabinovia, Luna. Deserto. Deserticon. Desertico. Passo Campo Carlo Magno. 1682, beh, il più alto della giornata. Vabbè, dopo il Tonale. Beh, Luna, qua ci stava una foto però, eh. Ma dove? E qua, guarda che roba. Cioè, vabbè, qua c'è l'erba un po' alta, non so se si vede. Magari trovi un punto più bello più avanti. E più avanti non lo so. Perché torna dietro? No, vabbè, dai, le abbiamo fatte, però è bello, guarda. Sì. Ma secondo te non c'è nessuno perché non è stagione? O perché è proprio per il coronavirus? Ma... Cioè, nel senso, d'estate si riempirà? Cioè, nel senso, d'estate cosa fai? Le camminate? Vai in bicicletta? Probabilmente sarà un'estate strana, divisa tra la gente che ha paura e la gente che se ne frega. Magari un po' l'orario, che sono le 7:20 di domenica sera. Magari se fossimo passati le 3 del pomeriggio ci sarebbe stato il puttanaio.
Beh, mi sa che da qui si inizia a scendere verso Di Maro. Bello, veramente un bel paesaggio qua, Madonna di Campiglio. Sì. Non ci eravamo mai stati e alla fine, cioè, giù dal Tonale è ancora mezz'ora. Se venite diretti e non fate tutto il giro del Trentino come abbiamo fatto noi, Trento, Bolzano, eccetera. 16:08 e direi che si sentono tutti. Sì, infatti quando ci fermiamo per fare qualcosa mi devo mettere lo scaldacollo perché mi entra proprio tutta l'aria. Penso ci fermeremo a cambiare le batterie della GoPro. Sì, va bene. Beh, comunque scendere da questo lato l'asfalto diciamo che non è proprio bellissimo. C'è anche un semaforo. Non c'è il tasto dei pedoni? No. No. Suca. Comunque sono arrivato a 45.000 km. Io non lo so, pensiamo a vedere. Devi schiacciare mod. 22.294. Minchia la metà. Se mi fai cadere ti ammazzo. Guarda che ti tiro il cartello. Ma quanto cazzo sto rosso? Verde. C'è un messaggio per te. E sai qual è? No. Devo fare la cacca. Alzo puzzi. Folgarida? No, io sono nata a Folgaria. Sempre molto popolati questi paesi. Sì, infatti. A Di Maro destra. Verso Trento? Sì. Sì, di là entravi in paese. Ah, si vegna. La mia batteria della GoPro è morta. Ah, ma è uscito il simbolo della batteria o sei proprio spenta? È uscito il simbolo della batteria. Ok, allora sta ancora filmando ma sta per morire. Vabbè, le cambiamo per fare il Tonale a questo punto. Quando siamo giù a Di Maro, che magari c'è anche qualche grado in più, ci fermiamo per... ti metti lo scaldacollo, metto le ultime due batterie della GoPro. Bello sto tornante. Tenuto bene. Non ti scordar mai di me. Ogni tua abitudine. Se tiri quelle stonate lì non si scorda nessuno. Tornante? Sì. Di qua, sì. Di Maro. Sì, sì. Deve essere quello laggiù. Siamo quasi arrivati. All'alba delle 19:30. Bene. Non andiamo al passo Mangen, così torniamo a casa presto. Yeah. È che se partissimo alle 8 al posto che partire alle 10. Ma non ce la facciamo. Non è che non ce la facciamo, è che ho dovuto prenderti a calci per tirarti giù dal letto. Ma non è vero, ho pure messo... Ma dai. E tu pensa che ho avuto anche la forza di mettere la sveglia. Sì, che hai spento. No, ne ho messe due, una alle... una l'ho messa alle 8 e una alle 7:40, non mi ricordo. Boh. Mi fai conto che ho lavorato 15 ore e ne dormite 6. In effetti è un buon ritmo. Ma sì, dai, meno di 8 è impossibile. E allora adesso? Devi seguire per passo del Tonale, porca puttana. Deserto pure qua. Sì, beh, non mi sembra mica troppo posto. Qua, giusto? Sì, passo del Tonale. Qua, bus. Moments later. Uè, amica degli indiani! La freccia! Non so, ogni volta. Cioè, una volta può capitare, due può capitare, tre inizi già a dire vabbè, sarà la sesta volta. Cos'è la P di pirla? Bene fans, siamo scesi da Madonna di Campiglio, adesso siamo passati da Di Maro e da qui prendiamo la strada che sale al Tonale e ci dirigiamo verso il Tonale, poi dobbiamo scendere, fare la prica e poi dobbiamo scendere. Dove sei?
Ah, qua. Da questo lato, se guardi dalla parte sbagliata. Benvenuti. Welcome to Miami, benvenuto a Miami. Ah, oh, senti che odore di cibo. Sì. Oh. Ah, si bagna. Ah, sì. È la Supra all'esterno. Anche se era all'interno. Si dice verso il centro. E tenta di sorpassarlo, invece non ce la fa. Occhio che questi qua sono quelli che potrebbe esserci dentro la macchinetta. Non c'era, ma... No, questo era finto. Ma che... Ma tipo... Strano, in due col chopper che salutano. Entrambi. Pazzesco. Ma ho capito, ma quante mani ha messo fuori? E due, erano in due. Sì, ma sembrava che ho capito per salutare, ma così mi sembrava. Ho capito, se non salutano ti lamenti, e se salutano troppo ti lamenti. Ehi, ma mi ha spaventato. Infatti non l'ho salutati. Magari ci ha riconosciuti. Ma... non lo so, non sono nella mente delle altre persone, non lo so. Boh. Rosanna! Non ti scordar mai di me. È l'indicazione del tonale, ci siamo! Tonale al sunset! Mi sa che qua inizia le curve, accendi quella davanti, va là. Sincro in sorpasso, attenzione! E questo tonale in seminotturna. Che freddo! Che bello! Beh, ho chiuso le prese d'aria, non è cambiato niente. Vermiglio? Curva contro curva e ricurva? E ricontro curva? E ricontro curva? Sorpasso? Fiat Cubo, wow, fantasia. E non la molla, è sempre qua dietro? Nel coppino! Guarda quante neve! Non mi distrarre, l'ho vista! Adesso meglio! Danzano insieme! Siamo a 1500 metri, mancano 500 metri all'arrivo in altura. Non si stanno certo risparmiando. Prudenza sempre e sempre nella loro corsia, ma non si risparmiano. Strada libera, non c'è nessuno. E qui non la molla? Rettilineo prepotente! Rettilineo! La mappatura e lo scarico fanno la differenza! È la passata sul rettilineo! Non è giusto, la mia non è rimappata! Io peso 20 kg in più, però ti vorrei ricordare! Sono anche 12 cm più alto, il che inficia la mia efficienza aerodinamica. Maledetta quarta, dovevo mettere la terza. Porca miseria, stavo andando nel muro. Chia? Anche lei? Minchia, l'ho messo addosso il muro. Roulotte? Slalom qui? Attenzione al muro!
delle case. Cosa sono? Non mi ricordo. Casa del tonale della mendola. Era un falso allarme. Luna è sparita dagli specchietti. Non è vero. Questa è la curva che prima prendevano tutti. Ah, non è vero, quella dopo. Rettilineo. Da cupolino. Staccata. Scala in terza. Attenzione. Chicane. Questa? No, non è vero, non era neanche questa. Era questa qui? Uscivano tutti a cannone, arrivavano qua velocissimi, tipo così, e scendevano in piega. Vincere il passo del tonale di poco, e l'abbiamo tirata bene questa volta. Finalmente mi sono divertito, però anch'io. Ma perché quest'ora non c'è più in giro nessuno, anche se vai un pochino più forte del limite non succede niente. Il problema è quando dietro ogni curva potrebbe succedere qualunque cosa lì, e allora lì bisogna stare super attenti. Beh, comunque il passo del tonale ci delizia con i suoi 14.6 gradi. Guarda che bello però le montagne di qua. E con questa luce sulle montagne fatta dal tramonto là dietro. Anche questo chiuso e non riaprirà più. Luna, facciamo un cambio volante. Fermati un secondo. Ma perché devi andare lì? Ma c'era qua il piazzale dove si ferma, dove c'è l'asfalto di merda. Ma porca. Cos'è che devi fare? Ti metto la 360 a te, che la discesa almeno c'è anche un video tuo, se no non c'è neanche uno tuo. Tra l'altro ho ancora due batterie, te la metto nuova, almeno non c'è il rischio che si spenga. Le abbiamo usate tutte praticamente. Vai. Che amore, fuori la tela. Te l'avevo detto. Non puoi controllare? No, ci arrivo a casa. Sì, ci arrivi, ma... ma arrivi con le tele proprio tanto di fuori. Devi assolutamente ordinarla. E il prossimo weekend, vabbè che ci sono sui miei, meglio, perché non possiamo andare in moto se non arriva la gomma. Scusa, vai un po' più avanti. No, ti sei fermata proprio nell'unico punto dove fuori che ho visto. Tutto il resto non è fuori. Vai. Boh, amore, non so, prendi l'M5, costa 75 euro, poi magari nel mentre che ti finisce quella davanti riassortisco le Dunlop e... E se tra domani mattina, cioè comunque domani guardo bene e le compro. E per forza, amore, la tela di fuori. Beh, da un lato buona che il prossimo weekend comunque vengo sui miei, c'è il compleanno, non potevamo fare comunque un... Ne approfittiamo che questa settimana la ordini, arriverà settimana prossima, immagino. Beh, sì. Bene, Fans, abbiamo fatto anche il tonale. Abbiamo notato che la gomma di Luna è decisamente arrivata alla frutta. E adesso scendiamo dal tonale e ci dirigiamo verso l'aprica. Mucchine. Se no, guida con la moto inclinata. Cioè, tu stai col busto dritto e tieni la moto inclinata. Così la consumi sulle spalle. Ah. Potrebbe essere un'idea. Sì. Tipo guidi come il tipo che ci ha superato in Valtrebbia. Flashback. Okay, occhio amore, occhio che questo qua dietro. C'è uno in moto? Sì. Si sta ammazzando per superarmi. Che moto è? Ma che c***o, non so, ma come guida poi?
Ma boh. Ma cosa fa? Ma hai visto come ha fatto la curva? Siamo tardi. Ma guarda. Ma tutto bene? Oh. End of flashback. Ma penso che siano fatte per darti ancora un minimo di margine di sicurezza quando te ne accorgi che è finita. Non lo so. Spero di sì. Guarda anche qua che slalom, che serpentina. Però visto che è la 360, se mi fai passare un paio di volte che viene un video più bello sarebbe meglio. Dovremmo riuscire anche ad arrivare a Castione per fare benzina. Occhio che questa era brutta. Che venticello freddo. Mamma mia. Più che venticello fa un freddo della Madonna. Con quei 15.6 gradi. E ti è passato tipo, ha rischiato la vita un topolino. Ma va? Giuro, tra un po' lo schiacciavi. Non l'ho visto. Non l'ho neanche visto. Cosa c'è, un posto di blocco? No. No, ho visto uno in mezzo alla strada. No, no, c'è solo un bordello di gente. Infatti posto di blocco alle 8:20 di domenica sera mi pareva un po' strano. Abbiamo oltrepassato anche Ponte di Legno. Adesso dobbiamo arrivare a Edolo. E poi da lì fare l'Aprica. E poi dall'Aprica Bema sono... Orca miseria se era stretta sta curva. Dall'Aprica Bema sono circa un'oretta. Un'oretta e 10. Ce la farà la mia gomma ancora un'ora? Sì, ma arriverà in condizioni molto molto critiche. Tra l'altro vai davanti a me che almeno ti controllo. Luna Colombo, il freno dietro che non esiste. Non frena un cazzo. Ma fa niente, ma serve per impostare le traiettorie. Ma sì, ho capito, ma se vado forte non uso quello dietro. Serve per impostare le traiettorie soprattutto quando vai forte. Adesso voglio solo arrivare a casa. A few moments later. Bene fans, siamo arrivati giù a Edolo. Oh, che stanchezza, veramente. Sono le 8:34. Ho perso Luna. Che neanche risponde oltretutto. Che nervoso. Mori? Oi, qualche controllo? Sì. A parte che non cambia un c***o. E rallenta, rallenta qua. Amore, prima della curva, non dopo la curva. Ciao. Ma perché? Perché controllo. Non ti devi fermare, basta che vai molto piano e guardo. No, però devi andare più piano di così. Cioè, devi quasi fermarti. Ah, così non vedo un c***o. Prova a fermarti. Cioè, non vedo c***o nel senso che non mi sembra messo malissimo. Oh, vai. Pian pianino. Ferma. No, vieni indietro, dai, che è più semplice. Vieni indietro. Vieni. Ferma. Solo in un punto c'è fuori la tela. E non tantissimo, quindi ce la fai ad arrivare a casa. Ok. Vai. Quelle Pirelli lì non mi piacciono anche perché si consumano in maniera disomogenea. Cioè, vedi, un pezzettino c'è fuori la tela. Il resto della gomma c'è ancora. Boh, non mi sono proprio piaciute per niente a me. Con le DAL ho subito avuto più feeling. Sì, però si vede che... Cioè, davanti... Cioè, il centro ha consumato tanto e il laterale no. Se guardi la mia, è molto più omogeneo il consumo. Sì. Maron! Freddo. 20.9. Mica che merda sto pezzo. Veramente. Speriamo che giù in basso faccia più caldo. Sì, beh, sicuramente. Bene, siamo arrivati alla Aprica. Effettivamente qua qualche essere umano c'è. Ma veramente, veramente poco. Quota 1200 metri, 18 gradi. E dalle previsioni del meteo è tutto. Giuliacci, grazie. Che puttana, quanto è grande. È gigantesco, ma cos'è? Boh.
Bene, abbiamo attraversato anche la Prica, adesso ci mettiamo giù in direzione Valtellina. Valtellina, bravo col caldo. Ti do una testata. Che freddo. Sì, ma c'è l'acqua calda? Beh, c'è stata, sì, la, c'è stata ieri, c'è stato solo tutto il giorno. Fredda. No, non penso. Le camere non l'hanno usata oggi perché se non sono andate via stamattina presto. Va capelanda, che strada piena di buche. Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura, perché... Guarda che slalom prepotente. Con la mia mano nella mano degli amici miei. Cammino tra la gente della mia città. E non mi sento più solo. Non ti scordare di me. Che c***o urli? Porca vacca pelanda. L'asfalto? Sono rimbalzato anch'io. Oh, anche la discesa della Prica è finita. Questo vuol dire che mi è entrato un moscerino nel casco. Non voleva dire questo, che la discesa della Prica è finita. Vuol dire che adesso ci manca solo che più tutto il pezzo di statale fino a Morbegno, per poi salire su a Bema. Oh, si sta già meglio come temperatura. Quindi direi che, dato che da qua a Morbegno è tutta statale, dritta, teletrasporto. 1 hour later. Tac, teletrasporto fino a Bema, così vi siete scansati quell'ora di statale che, mamma mia, che peso l'ora di statale. È stato l'ultimo, cioè tipo il colpo di grazia. Esatto. Basta. Adesso prendiamo le chiavi del garage da papà Fabiano. Non ce le possono lanciare, tipo? E devi chiedergliela. Luna Colombo e la proattività. Ciao. Oi. Ciao. Eh sì. Ci dai le chiavi del garage? Eh? Ci dai le chiavi del garage? Bene. Anche se il passo più bello della giornata, due posti di blocco e abbiamo dovuto farlo a 30 all'ora. Sì. Eh sì. Flashback. Ah, ma ancora qua? Ma che palle! Anche quello dietro di te ha allargato le braccia, come dire, che è due. Boh, cioè la caccia alle streghe, cos'è? Vorrei proprio sapere dove si sono messe adesso. A few moments later. Non mi fermeranno mai, vero? No, dai. Bravi. Bravi. Ma così proprio piantati in mezzo alla strada. End of flashback. Grazie. Tatina. Ciao. Grazie Luna che sei andata tu a prendere le chiavi. Grazie amore che sei andato tu. Chiavi del garage recuperate. Andiamo a mettervi le moto. Siamo arrivati in garage, abbiamo fatto Siena 500 qualcosa chilometri. Io non capisco chi dice che ha fatto il giro lungo, ne fa tipo 100-150. Il giro lungo è dei 400 e 600 in giornata. Esatto. Sotto i 200 neanche un giro, tipo quando vai a fare la spesa. Bene, quindi per questo video può essere tutto. Ciao fans. Ciao fans. Ciao fans, sono le 7:35, ci siamo fermati prima di fare il tonale per cambiare le batterie eccetera e adesso dobbiamo ancora fare tonale aprita per andare in Valtellina e tornare a casa. Siamo appena passati da Madonna di Campiglio, spettacolare, e basta, adesso andiamo, sono arrivati.